conquiste delle donne fra lavoro, società e famiglia, un percorso travagliato, un percorso lungo. Ne parliamo in occasione del 75esimo anniversario del primo voto alle donne, in compagnia dell'avvocato Laura Vittoria De Biasi, presidente del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Belluno, nonché della rete Triveneta per i Comitati per le Pari Opportunità. Sentiamo. Un momento storico così importante perché, avvocato De Biasi? Perché nel 1945 le donne hanno avuto per la prima volta il diritto di voto. È stato riconosciuto appunto nel 1945 ed esercitato per la prima volta il suffragio universale, sia attivo che passivo, quindi il diritto delle donne è stato riconosciuto come diritto di votare, ma anche come diritto di essere votate, nel 1946, prima nelle elezioni amministrative e subito dopo, in occasione appunto del referendum istituzionale del 2 giugno, alle donne è stato riconosciuto il potere di votare e di essere elette. Il 2 giugno le donne hanno votato per la prima volta per il referendum istituzionale, per scegliere tra la monarchia e la repubblica, ed hanno votato anche i componenti dell'Assemblea Costituente. Assemblea Costituente che ha visto il 3,7% delle donne presenti, appunto votate in Assemblea Costituente, nel numero specifico di 21 donne. Quindi è stato un primo passo molto importante per il suffragio universale, finalmente riconosciuto anche al femminile. E poi nel 1948, anche quella ovviamente è una data epocale. È una data epocale perché è stata approvata ed è entrata in vigore il 1 gennaio la Costituzione della Repubblica Italiana. E il lavoro di queste 21 donne, tra l'altro appartenenti a forze politiche diverse, anche contrapposte tra di loro, ma che leggendo gli atti parlamentari e gli atti dell'Assemblea Costituente hanno fatto un grande lavoro in comunione tra loro, in coordinamento tra loro, come spesso avviene quando le donne lavorano bene in gruppo. Sono riuscite a far approvare degli articoli che sono stati straordinariamente innovativi per l'epoca e che sono modernissimi e attuali anche oggi. Il primo tra tutti evidentemente è l'articolo 3 della Costituzione che stabilisce il principio di uguaglianza. La prima parte dell'articolo 3, possiamo leggerlo per la maggiore chiarezza, stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ma la parte che è stata davvero fondamentale e innovativa e che è stata frutto di un grande compromesso politico è la seconda parte dell'articolo 3, che prevede che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La volontà di rimuovere gli ostacoli di fatto portata in Costituzione ha dato a caduta una serie di ripercussioni molto importanti in tutta la normativa italiana e sta dando ancora questo tipo di apporto. Per quanto riguarda la presenza femminile nella Costituzione e comunque la tutela della figura femminile della Costituzione, mi sembra importante ricordare l'articolo 29 perché c'è il riconoscimento della parità della donna all'interno della famiglia. L'articolo 29 è il primo articolo del gruppo di norme che riguarda i rapporti etico e sociali e recita: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Quindi per la prima volta viene riconosciuta l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Da qui ci sono state una serie poi di modifiche del codice civile che hanno portato all'effettiva eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Un altro articolo molto importante per quanto riguarda la posizione femminile è nel gruppo di norme che riguarda, nel titolo che riguarda i rapporti politici, è l'articolo 51, che prevede che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne. Quest'ultima parte è una norma che è stata aggiunta di recente, però. E poi l'articolo prosegue: la legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, eccetera. Quindi c'è un'estensione di questa normativa, però fondamentale è il riconoscimento del pari diritto degli uomini e delle donne. E qui introduciamo, avvocato, proprio l'argomento principale, quello della parità di genere. Parità di genere per cui anche appunto i comitati per le pari opportunità si battono, si adoperano appunto. È davvero così? A che punto siamo? Siamo a un punto delicato in realtà. Dicevo prima che dal dettato costituzionale accaduta negli anni ci sono state una serie di norme che hanno inteso realizzare quella seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione, cioè l'effettiva rimozione degli ostacoli che permettono l'estrinsecarsi, il verificarsi delle pari opportunità. E allora si può partire da lontano in questa carrellata di norme. Pensiamo alla legge Merlin del 58, ma poi alla legge Moro che ha consentito l'accesso delle donne in magistratura solo nel 1965, ma poi alla legge sul divorzio del 70, alle modifiche delle norme sul diritto di famiglia che hanno ulteriormente parificato la posizione dei coniugi all'interno della famiglia. E poi nel 78 la legge sull'aborto, e poi alle modifiche alla normativa penale, la prima dell'81 che ha abolito il delitto d'onore, poi le modifiche del codice penale del 96 che hanno provveduto a cambiare l'allocazione nel codice penale dei reati di violenza sessuale, non inserendoli più tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, ma mettendoli tra i delitti che violano la libertà personale, in questo caso la libertà personale della donna. E poi nel 2001 sono stati introdotti gli ordini di protezione contro gli abusi familiari e nel 2006 la normativa che riguarda l'affido condiviso dei figli e poi la legge sullo stalking, poi dimentico, nel 2005 c'è stato il codice delle pari opportunità che in materia soprattutto di diritto del lavoro è stato una cosa molto importante. E nel 2009 c'è stata l'approvazione della legge sullo stalking. Nel 2011 è entrata in vigore un'altra legge che è molto importante, che è la legge Golfo Mosca, che prevede la necessaria presenza delle quote di genere all'interno dei consigli di amministrazione, delle società partecipate e degli enti pubblici. E poi ci sono state, per esempio, un'altra norma molto importante che mi viene in mente: nel 2015 è stata reintrodotta una normativa che già era stata introdotta nel 2007 ma subito abrogata nel 2008, la normativa che riguarda il divieto di dimissioni in bianco, perché c'è stata e c'è purtroppo ancora la brutta abitudine, la brutta e soprattutto illecita abitudine di far sottoscrivere le dimissioni in bianco ai lavoratori, ma soprattutto alle lavoratrici. Questo è un fenomeno che è stato indagato statisticamente e ha una stragrande maggioranza
di persone colpite al femminile, soprattutto nella fase della gravidanza e della nascita del primo figlio. Quindi è una prassi che va a colpire la maternità, le giovani donne che decidono di avere dei figli. È stata reintrodotta fortunatamente nel 2015, in parte funziona, è una normativa che ha ridotto di circa del 4% le dimissioni tra le giovani madri. Non è moltissimo, ancora molto c'è da fare, però è stata una norma importante. Ci sono state poi ulteriori leggi. Alla fine del 2019, nel dicembre, i primi giorni di dicembre, è stata prorogata la validità e l'efficacia della legge Golfo Mosca, e quindi evidentemente se n'è sentita la necessità. Pensiamo, per chiudere, che nel 2018 la Regione Veneto ha ritenuto di promulgare la Carta dei diritti delle bambine, che sembra una cosa strana e quasi anacronistica, ma è un foglio con 10 regole nelle quali si tutelano e si sottolineano i diritti delle bambine. E sono dei diritti primari, sono i diritti all'istruzione, il diritto al rispetto, il diritto a non essere molestate. Sono cose primarie, però se nel 2018 abbiamo ancora bisogno di avere una carta dei diritti delle bambine, vuol dire che questi diritti sono ancora troppo spesso calpestati. Parlare di pari opportunità oggi significa prendere atto del fatto che soltanto all'interno della categoria forense la metà che è composta per metà di donne e metà di uomini, le donne mediamente guadagnano la metà degli uomini. Le donne sono presenti ai vertici degli studi in una percentuale esigua, irrisoria. Molto spesso le donne lavorano in grandi studi in una situazione poco tutelata, quasi come dipendenti, anzi, magari fossero dipendenti dal loro punto di vista. Possiamo dire che all'interno della nostra società c'è ancora molto lavoro da fare su questo fronte. C'è ancora molto lavoro da fare. Proviamo a pensare soltanto alle nomine che hanno carattere politico e che vengono dalla politica. La nomina dei componenti laici del CSM, avvenuta nel 2018, ha riguardato per 8 soggetti su 8 uomini, quindi non si è ritenuto che all'interno del Parlamento ci fossero 8 donne o una parte, almeno alcune donne, idonee ad entrare al CSM, ma così vale anche per le nomine, per esempio, a Cassa Depositi e Prestiti, che sono nomine importanti, prestigiose, di alto potere e di alto rilievo economico. Le donne non vengono mai nominate. È vero che abbiamo avuto la nomina, per esempio, ne cito una tra tutte, della prima presidente della Corte Costituzionale, la professoressa Cartabia. Rimane un'eccezione. Le pari opportunità non serviranno più quando la nomina al femminile o al maschile, perché si chiamano pari opportunità, non sarà più necessaria una normativa a tutela, quando le nomine avverranno esclusivamente su base meritocratica e non sulla base di altro. De Biasi, veniamo adesso in particolar modo proprio all'aspetto dell'occupazione, no? C'è stata una pubblicazione interessante da parte della Regione Veneto, l'occupazione maschile e femminile in Veneto, il rapporto sulla situazione del personale nelle aziende con oltre 100 dipendenti. Questo rapporto è stato fatto e voluto dalla consigliera di parità della Regione Veneto, la dottoressa Sandra Miotto, ed è fatto sostanzialmente in tutte le regioni, dalle consigliere di parità regionali di tutte le regioni d'Italia. Consigliere di parità che, ci tengo a evidenziarlo, sono state istituite proprio come figura istituzionale con il codice del 2005. Questo studio in particolare riguarda le imprese con oltre 100 dipendenti di tutto il Veneto.
purtroppo riguarda soltanto le imprese con oltre 100 dipendenti, perché sappiamo che il tessuto economico della nostra regione è molto variegato, ma è fatto soprattutto di piccole, di micro, di piccole e medie imprese, e molto spesso sono con meno personale dipendente rispetto al limite previsto da questa ricerca. Comunque, quello che è emerso da questa ricerca è interessante ed è in linea, ma forse possiamo essere un po' ottimisti, con quello che è emerso nelle altre regioni, con i dati che sono emersi nelle altre regioni. Prendo alcuni dati fondamentali. Per quanto riguarda il tasso di occupazione al femminile, si è fatta una ricerca che è divisa per età e per condizione familiare. Le donne con figli tra i 25 e i 35 anni che hanno un'occupazione sono circa il 55%. Le donne senza figli nella stessa età che hanno un'occupazione sono circa il 73%. C'è quindi una differenza notevole. Se noi incrociamo questi dati con quelli delle dimissioni in bianco di cui dicevamo prima, vediamo che le dimissioni in bianco a livello nazionale, su circa 38.000 casi che sono stati accertati, teniamo conto che questa delle dimissioni in bianco è una pratica illecita e quindi le statistiche sono approssimative comunque. In ogni caso, ecco, quello che è stato accertato è che su 38.000 casi circa 32.000 riguardano donne, e di queste il, mi sembra, 79 o 81%, ma comunque una percentuale straordinaria, riguarda donne che hanno appena avuto il primo figlio. Quindi le dimissioni in bianco incrociate con i dati occupazionali delle donne con figli ci danno uno spaccato di assoluta inadeguatezza del nostro sistema sociale a mantenere l'occupazione per le giovani donne e nello stesso tempo realizzare il desiderio di maternità. Di grande attualità, Avvocato De Biasi, in questo periodo è anche il tema dello smart working, che può essere un'arma per le donne che devono appunto far combaciare sia la vita familiare che quella lavorativa. Dal suo osservatorio privilegiato, diciamo, qual è anche la valenza di questo fenomeno, di questa prassi lavorativa? Allora, questa modalità di lavoro è stata oggetto di grande pressione da parte per esempio delle consigliere di parità, e comunque la si è ritenuta a lungo un'opportunità per il mantenimento dell'occupazione al femminile. Le aziende non hanno mai avuto simpatia per lo smart working, perché hanno sempre ritenuto di non avere il controllo del lavoratore e in particolare della lavoratrice, che è colei che più spesso avrebbe fatto richiesta di questa forma di lavoro, e quindi non ha mai avuto un grande successo. Ora, in questo periodo di Covid-19, si è provato materialmente lo smart working in favore di tutti i lavoratori che hanno potuto lavorare con questa modalità. In realtà ci si è accorti che lo smart working è molto faticoso, ed è ancora una volta molto faticoso al femminile, perché le donne si sono ritrovate in questo periodo, ed è un fenomeno che è stato sentito moltissimo e che ha avuto molta cassa di risonanza, perché le donne si sono ritrovate a casa a dover lavorare, ma al contempo a dover seguire i figli nella scuola, al contempo al dover attendere alle faccende domestiche, alle cose quotidiane, e quindi con un sovraccarico di lavoro e una sovrapposizione di ruoli, materno, di lavoratrice, di madre accudente o figlia accudente, perché non dimentichiamo che anche il lavoro di accudimento ricade quasi sempre sulle donne, e parlo dell'accudimento anche dei genitori anziani e non più autosufficienti.
E quindi si sta un po' rivedendo questa grande opportunità dello smart working. Spesso mi è capitato di sentire da chi in questo periodo ha sperimentato lo smart working, di sentirmi dire: per l'amor del cielo, beato l'ufficio, almeno in ufficio io sono una persona che lavora, che rende il proprio lavoro e che ha riconosciuto un ruolo. A casa sono tutto e non sono niente. E quindi anche questo è stato un esperimento che questa situazione drammatica che abbiamo vissuto ci ha portato a toccare con mano. E parlavamo, Avvocato De Biasi, poc'anzi anche della legge Golfo Mosca, per la quale diciamo il Comitato per le Pari Opportunità di Belluno sta svolgendo un ruolo significativo. Sì, abbiamo detto prima che la legge Golfo Mosca 2011, prorogata alla fine del 2019, prorogata con un'estensione, avrebbe bisogno, per funzionare bene, di alcune modifiche, di alcune rettifiche. La legge Golfo Mosca prevede, lo sintetizzo, la presenza delle quote di genere all'interno dei consigli di amministrazione delle società quotate, ma soltanto delle società quotate. Quindi tutta quella che è l'imprenditoria privata è sollevata in qualche modo dall'onere di nominare di rispettare le quote di genere all'interno dei consigli di amministrazione. Dovrebbe essere rispettata la quota di genere anche negli enti pubblici, ma non sempre è rispettata. La legge Golfo Mosca ha la lacuna di avere un apparato sanzionatorio molto blando, molto leggero, che prevede dei controlli che non vengono posti in essere, eccetera. Quello che sta facendo il Comitato Pari Opportunità di Belluno, insieme ad altri componenti della commissione che riguarda la legge Golfo Mosca presso il CNF, è quello di cercare di rivedere questa normativa, rendendola più efficiente per un verso e quindi estensibile a molte altre categorie, non soltanto a quelle che ora sono previste come obbligate alla nomina delle quote di genere, e nello stesso tempo a prevedere un apparato sanzionatorio per la violazione di queste norme molto più efficace rispetto a quello attuale, che è pressoché poco ascoltato, ecco, diciamo, mettiamola così, è poco fruito. Mi preme ricordare il ruolo dei comitati per le pari opportunità. I comitati per le pari opportunità ci sono presso ogni ordine professionale, ma i comitati pari opportunità presso gli ordini degli avvocati sono molto strutturati anche a livello nazionale e sono regolarmente in contatto e comunque in audizione con il Ministero per le pari opportunità. Il Ministero per le Pari Opportunità, sempre in questo periodo di Covid-19, ha costituito una task force di donne un po' in contrapposizione alle task force al maschile volute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e questo gruppo di donne coordinate dalla Ministra Bonetti ha messo insieme un documento che comprende molti dei temi che sono molto cari alle pari opportunità degli avvocati. Il documento, che si intitola Donne per un nuovo rinascimento, riguarda sia i dati occupazionali al femminile, sia il ruolo femminile nella nostra società e l'importanza, sottolinea e rileva l'importanza della formazione delle donne nella nostra società. Quindi è un po' un cerchio che si chiude. Abbiamo esordito parlando delle pari opportunità, come sono nate 75 anni fa, e ci ritroviamo a parlare di pari opportunità da parte di un gruppo di donne molto preparate nel documento della Ministra delle Pari Opportunità.
dobbiamo dire con una nota di positività e anche di piacere che a Belluno siamo fortunati, o comunque abbiamo delle donne di grande valore. Molti ruoli importanti sono occupati da donne, dalla presidente del tribunale alla prefetto, alla questore. Sono donne giovani in gamba che riescono a dare molto nel loro ruolo femminile. In definitiva, credo che le pari opportunità debbano guardare al futuro con ottimismo e con la volontà di continuare nella propria strada, a fare formazione per le nuove generazioni, in modo che quella che oggi è ancora un'esigenza, in futuro diventi una normalità, diventi una società fondata sulla meritocrazia, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua o religione, nella piena attuazione dell'articolo 3 della Costituzione.